Buongiorno cercatori, benvenuti in questo nuovo video e soprattutto benvenuti se siete nuovi su questo canale e invece bentornati se siete miei amici da tempo. In questo nuovo video andremo a ripercorrere alcune delle tappe dall'assaggio ai primi esperimenti su questo ciottolo composto da diversi minerali quali granato, vesuviana, diopside e in particolare stiamo parlando di una roccia chiamata rodingite. Inoltre faremo già anche alcuni schizzi per quanto riguarda i successivi tagli. Questi campioni invece di giada piemontese andremo a lavorarli nel corso dei prossimi episodi sempre afferenti a questa serie, quindi mi raccomando di non perdervi anche le prossime puntate. Iniziamo subito questo nuovo video allora. La superficie di ciottoli opachi è sempre di difficile osservazione, è quindi conveniente inumidirla e soprattutto porla sotto una lampada, in questo caso a luce incandescente. Ecco che si possono già intravedere i primi segni di un'esigua trasparenza, probabilmente dovuta alla presenza di granato. Questo granato ha una composizione, a mio parere, che varia dall'almandino al piroppo, quindi c'è sia magnesio, ferro e alluminio in questo contesto, in diverse quantità. Proseguiamo quindi nell'eseguire una sottile fetta, diciamo di uno spessore di un paio di millimetri, in questo caso si attesta intorno ai 7. Vedete che alla taglierina questo ciottolo mostra una durezza importante. In questo contesto aver dei minerali così duri significa avere una velocità di taglio molto bassa. Bisogna quindi prendere tutto il tempo necessario per eseguire i tagli più lineari possibili e senza sacrificare la macchina. Abbiamo quasi terminato il primo taglio della fetta di questo ciottolo. Il produrre delle fette sottili ci permetterà successivamente di ritagliarne dei grezzi per farne dei cabochon. In ogni caso questo è il risultato, come vedete ci sono delle porzioni di diverso colore, principalmente le porzioni verdi sono composte da clorite e come già potete osservare la trasparenza è maggiore lungo gli spigoli perché logicamente vi è un minore spessore. L'analisi comunque di questa caratteristica sarà molto importante per la scelta dei grezzi successivamente utilizzati alla cabochonatrice. Mi interessa moltissimo questa fase chiamata di saggio del campione in quanto si riescono già a comprendere le disposizioni nello spazio dei vari minerali costituenti. Sono ancora necessari diversi tagli per isolare quelle porzioni più rossicce, probabilmente ricche di granato, al cui interno vi sono anche interessanti quantità di minerali cor verde con un aspetto micaceo riconducibile alla clorite. Tornando ad analizzare questo ciottolo, al momento attuale sto cercando di tagliare e soprattutto di eliminare quelle porzioni che considererò sterili. In sostanza sto cercando di isolare quei noduli più rossicci di un colore, diciamo, rosso scuro e sostanzialmente eliminare quelle porzioni invece arancioni. Man mano che i tagli vengono eseguiti potete osservare come anche questo minerale verdognolo, di nuovo disposto in domini discreti, sostanzialmente molto localizzato, mio parere clorite, è proprio presente all'intorno di queste porzioni rosso scure. Questo probabilmente sarà poi da visionare meglio alla cabochonatrice per il comportamento meccanico. Mentre eseguo differenti tagli da questo ciottolo, voglio parlarvi anche della macchina che sto utilizzando. Si tratta infatti di una Montoli Tornado con un budget che si attesta intorno ai 1500-1800 euro. Lungo i dischi, detti diamantati, vi sono dei piccolissimi diamanti sintetici, i quali ci permettono di tagliare ciottoli anche molto molto duri. Ovviamente velocità di taglio piuttosto che l'ausilio di acqua sono influenzate dalla durezza relativa dei minerali che compongono le rocce. Questi sono i primi risultati dei tagli rispetto al ciottolo di partenza, con l'obiettivo di isolare quelle porzioni più trasparenti
Vedete come le superfici sono opache se non sono né lucidate e né inumidite. In ogni caso, queste porzioni, dette assaggi, invece derivano dagli angoli e mostrano, grazie allo spessore esiguo, un interessante colore rosso piuttosto che arancione in maniera dipendente dai minerali. Qui potete osservare invece come la sega disco diamantato produce questi solchi dovuti a differente durezza dei minerali, di conseguenza la lama tende leggermente a muoversi generando questi profili. Qui invece vedete i domini a clorite come sono invece discreti e producono questo colore verdognolo. Osserviamo ora al microscopio, secondo una luce riflessa e in questo caso specifico una luce invece trasmessa, quindi da sotto, come la trasparenza di nuovo sia influenzata dai minerali costituenti questo campione. In particolare io penso che sia granato questo minerale che ottiene questa maggior trasparenza e fornisca questo colore rosso. Questo è il risultato e soprattutto in questo caso specifico sto andando a enfatizzare le fratture, cioè quelle zone preferenzialmente fragili che non potrò andare a sfruttare nei cabochon. Devo sostanzialmente eliminarle e soprattutto devo isolarle. Quindi capite che dopo i primi assaggi otterremo queste fette e da queste fette, grazie a questo pennarello a punta impermeabile, successivamente andremo a ritagliare queste porzioni utili per farne le grezze e utilizzare alla cabocionatrice. In ogni caso queste fasi le vedremo nel prossimo video di mercoledì, a cui vi rimando la visione, e nel caso in cui vi fosse persi l'avventura in cui abbiamo trovato questi ciottoli ve la linko qua sopra e anche qua sotto. Ciao ragazzi e ci vediamo alla prossima avventura. A domenica! Ai 18.